Si intitola Le competenze per il futuro, il convegno che ha chiuso il progetto europeo delle STEMAP promosso dal liceo Francesco Redi di Arezzo e ospitato dalla Borsa Merci. Attraverso questo progetto c'è stato un costante contatto con almeno 5 scuole a livello europeo, con lo scambio e la condivisione della programmazione didattica, delle buone prassi e anche un importante implemento della conoscenza delle lingue che ha favorito ovviamente la comunicazione. E ci stiamo appunto avvicinando a questa cittadinanza globale e i ragazzi attraverso questi progetti e queste attività vanno a sperimentare proprio forme di apprendimento a livello europeo, un apprendimento in rete che è condiviso e consapevole. L'Ufficio Scolastico Regionale è diventato per i prossimi 7 anni capofila di consorzi per l'apprendimento nei programmi Erasmus rivolti a docenti, staff e studenti. E quindi attraverso questo strumento noi intendiamo potenziare la partecipazione delle studentesse a questi programmi, sensibilizzando anche il corpo docente. Nello stesso tempo abbiamo stretto accordi con le università italiane, in particolare con i dipartimenti scientifici, in particolare con le università del territorio, Firenze, Siena e Pisa in particolare, proprio per sostenere la comunicazione verso gli studenti in genere, ma le studentesse in particolare, della programmazione in ambito STEM dei percorsi di studio. Quindi questo è il tentativo che stiamo cercando di svolgere per colmare un gap che è davanti agli occhi di tutti. Il progetto STEM Up è stato un progetto innovativo che le macchine semplici sono considerate come roba da maschi, invece in questo caso appunto il progetto mira a superare proprio questo concetto. E le macchine semplici appunto stimolano anche un apprendimento nei giovani che è una forma mentis, che è di tipo sistemica, dell'apprendere come i vari elementi si mettono insieme per comporre sistemi più complessi, e quindi in questo senso sono anche degli elementi chiave e dei concetti che possono stare alla base dell'apprendimento, anche di come funziona la sostenibilità, e quindi per acquisire quella forma mentis che serve ai giovani per sviluppare per diventare cittadini attivi e sostenibili, e quindi per diventare i nuovi cittadini della sostenibilità.